Beh, momenti di crisi ce ne sono sempre tanti, ed è proprio in quei momenti che la motivazione fa veramente la differenza. E crisi che possono essere legate all'alimentazione, ti si chiude lo stomaco, non riesci più a mangiare, e comunque devi andare avanti, devi cercare passo dopo passo di provvedere e rendere sempre un po' più vicino quel traguardo, anche se il ritmo cala, però tutta la strada che riesci a fare comunque è strada ben fatta e devi più ripetere. Devi essere pronto sempre ad avere il rampolcino in caso di neve, la giacchettina quando tira vento o piove, ma anche il ghiaccio da mettere nel cappello nei momenti in cui fa più caldo. Poi beh, se arrivano i problemi fisici, quello è tutta un'altra storia, una vescica a lungo andare può veramente diventare fatale, però contro gli infortuni non si può fare niente. Ahimè, ho dovuto alzare bandiera bianca tante volte, però la cosa che sicuramente è da fare è imparare a gestirli nel migliore dei modi. Questa è solo la mia esperienza, che insieme a quella degli altri 8 membri della Torix Academy cercheremo di mettere a tua disposizione per imparare a gestire al meglio i momenti di crisi.